Salve a tutti amici di Quei Due sul server, oggi vi faremo vedere cosa accade normalmente in casa QDSS. Faremo un piccolo reality show per farvi vedere come agiscono i vostri youtuber. Che c'hai in mano? Sono degli occhiali da gaming, ma sinceramente non so a che cosa possono servire. Perché ci sono anche gli occhiali da gaming adesso? Vabbè. Salve a tutti ragazzi e bentornati su... La Terra! No, su Quei Due sul server. Ok, allora, come avrete intuito dall'imbecillissima intro che abbiamo realizzato, oggi parliamo di occhiali da gaming. No, da pro gaming. Pro gaming. Questi occhiali sono stati creati, pensati e strutturati per tutte quelle persone che iniziano a giocare la mattina e finiscono la sera. Da quanto tempo non lo facciamo? Da quando avevamo 17 anni. Adesso non abbiamo più il tempo per cagare, ma questo è un altro discorso. Ok. Allora, questi occhiali ci sono stati gentilmente inviati in prova dalla Gunnar, che ringraziamo, e contestualmente porgiamo le nostre scuse per aver pubblicato questa recensione con un po' di ritardo. Ma volevamo essere sicuri di quello che postavamo, soprattutto perché una volta che indossi per la prima volta questi occhiali, devi abituarti. Esatto, infatti queste lenti conferiscono alla visione di gioco tutt'altro aspetto, cioè nel senso è più riposante, quindi affaticano di meno l'occhio. Aumentano i dettagli, il contrasto. Antiriflesso. Ci sono tantissime caratteristiche positive, ma c'è una caratteristica negativa. Esatto, la caratteristica negativa è la dominante ambrata di queste lenti che purtroppo compromette in maniera importante la percezione del colore a schermo, il che, se stiamo parlando di un videogame competitivo, non è una tragedia, insomma. Non è assolutamente una tragedia, ma se dall'altra parte non è una tragedia quando giochiamo in competitiva, se giochiamo in single player andiamo a perderci tutto quel lavoro dei grafici, l'ambientazione, il panorama e tutto il resto, magari di un bel gioco. Esatto, quindi viene penalizzato il fattore artistico. Però a parte questo, ragazzi, tenete conto che sono occhiali che possono essere utilizzati anche al di fuori dell'ambito gaming. Uno scrittore, un programmatore, un semplice navigatore internet possono tranquillamente utilizzarli, mentre chi è avvezzo all'utilizzo di programmi di grafica, no, è sconsigliato. Allora, detto questo, parliamo al lato estetico di questi bellissimi occhiali, perché sono veramente fighi. Mo, a parte tutto, sono iper flessibili, sono regolabili e sono belli. Sì, sono sobri, ragazzi. Noi da occhiali da gaming ci aspettavamo una montatura tamarra, sai? Invece sono praticamente degli occhiali da vista. E poi c'è da dire che sono utili contro i rage quit e i rosic. Perché hanno queste stanghette che, come potete vedere, si regolano e possono essere allungate fino ad avvolgere il cranio praticamente quasi integralmente. Quindi ragazzi, se vi ammazzano da dietro, gli occhiali non vi partono contro lo schermo, diciamo, per un rosic estremo. Il costo di questi occhiali, ragazzi, è piuttosto sostenuto, perché comunque sia è un prodotto di nicchia, un prodotto rivolto al pro gamer, e si attesta sulla novantina di dollari. Sì, parte dai 70 ai 99 dollari, perché ci sono diversi modelli, anche questi sono due modelli estremamente differenti. Sì, nella montatura in realtà poi le caratteristiche della lente sono praticamente identiche. Questi occhiali vanno utilizzati se avete la vista perfetta oppure se indossate delle lenti. Esatto, infatti non potete mettere questi occhiali sopra i vostri occhiali, però potete sopperire a questo fatto contattando la Gunnar e facendovi fare delle lenti graduate esattamente come i vostri occhiali. Ok, detto questo, chiudiamo la recensione e ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi!